fiamma al giorno, energie del primo di aprile. Scegliete la vostra variante, mela, banana, cipolla. Facciamo, chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del primo di aprile per tutte le tre varianti. E chi ha scelto la mela sta per concludere qualche cosa del passato, ma anche relazioni, perché qua c'è un amore che spinge e che è ancora bloccato appunto da queste questioni del passato. Bisogna rilasciare ancora qualche cosa. E attenzione che Saturno ce le sta mostrando tutte questi blocchi, tutte queste ferite, quindi non preoccupatevi se vi ritrovate a essere un po' rallentati nel percorso e pensavate che magari foste più avanti, perché in realtà c'è ancora qualcosa che deve essere visto per poter cominciare a materializzare questo amore a cui tenete tantissimo. Eh sì sì, qua c'è un maschile che vuole materializzare, e però prima, maschile potrebbe essere sia il maschile la controparte, ma sia anche la nostra, il nostro diciamo potere maschile, la nostra energia maschile di materializzazione. Però è chiaro che prima va concluso quello che ancora è bloccato, quindi imparare la lezione e farne tesoro. Vediamo un po', ecco, abbiamo l'aiuto degli angeli. Vediamo un po', banana, vediamo un po', qua c'è, oh sì sì sì, vediamo un po'. Qua c'è l'anima che sta raggiungendo un equilibrio incredibile con la mente. Qua anima e mente si stanno materializzando, si stanno unendo per poter creare qualcosa di veramente concreto. Vediamo un po'. Ah sì sì, sì, guardate un po'. Allora qua mi sta dicendo che l'anima sta mostrando, vi sta mostrando esattamente quello che prova, e il maschile che ha raggiunto anche lui il suo equilibrio sta come dire portando a compimento questa fase di comprensione che precede, diciamo, la manifestazione. Bene, bene, vediamo un po'. Eh sì, e infatti c'è la chiusura, qua c'è la chiusura di qualcosa, il maschile e il femminile in equilibrio stanno portando a compimento situazioni della loro vita, della vostra vita, portate a compimento, perché il cambiamento è vicino ed è lasciar andare qualche cosa definitivamente. È un po' come se si concludessero un po' burocraticamente delle situazioni. Potrebbero essere firmare documenti, firmare, diciamo, dei contratti, potrebbe anche appunto situazioni di legge eccetera, o comunque ufficialmente, diciamo, concludere, portare cambiamento nella propria vita. Vediamo un po'. Eh sì, perché vi sta aspettando il nuovo inizio, quindi rilasciate solo il passato, perché l'equilibrio che avete raggiunto vi porterà a fare, diciamo, a prendere delle decisioni, a prendere delle direzioni definitive. E la cipolla, vediamo un po'. Ah sì, anche qua si parte proprio per una nuova avventura. Qua c'è veramente qualcosa che si concretizza, State concretizzando incredibilmente la vostra vita, state mettendo ordine ovunque e si vede. Qua c'è un amore che comincia concretamente, si parte per una nuova avventura. Quindi fortunati quelli che hanno scelto la cipolla. Vediamo un po', sì, storia d'amore che finalmente si libera dell'ultima ancora e si materializza. Caspita che meraviglia, vediamo un po', sì, nuovi inizi. E buon pesce d'aprile a tutti.